Io ormai da parecchio tempo ho, come dire, appeso al chiodo la tuta dell'astronauta e mi occupo principalmente di divulgazione. Ed è un'attività che mi appassiona, soprattutto farla con i ragazzi più piccoli, perché in alcuni di loro vedo lo stesso entusiasmo, la stessa diciamo, voglia di guardare oltre che avevo io alla loro età. E quindi penso che questo libro, proprio sulla Luna, appunto nell'anno del cinquantennale dello sbarco sulla Luna, possa servire anche a divulgare molti aspetti della Luna che magari non tutti conoscono, non solo dell'esplorazione della Luna, ma anche dal punto di vista scientifico e anche dal punto di vista proprio della cultura. Diciamo, la Luna è parte di noi, in fondo è il corpo celeste più vicino a noi e quello che ha condizionato anche l'evoluzione della nostra cultura, della nostra civiltà. E sono passati 50 anni e sono volati, diciamo. Le aspettative allora erano che saremmo andati sulla Luna, poi su Marte, quasi nulla di quello si è materializzato, però rimane comunque fondamentale il fatto che l'uomo ha messo piede su un altro corpo celeste, ha aperto la via all'esplorazione dello spazio, anche se poi diciamo, gli ultimi 40 anni sono rimasti intorno alla Terra. Però abbiamo imparato tante cose, abbiamo imparato a vivere nello spazio, abbiamo imparato a lavorare nello spazio e ci stiamo preparando a tornare sulla Luna e poi a puntare sulla destinazione che credo sia quella più interessante anche per le prospettive che ha, e cioè Marte. Sì, diciamo, la Luna sta tornando sicuramente di moda perché intanto ci sono molti paesi che stanno puntando sulla Luna, a cominciare dalla Cina che ha dimostrato le sue capacità facendo atterrare una sonda per la prima volta nel lato lontano della Luna. E poi c'è la NASA che sta puntando a realizzare una base che potrebbe essere addirittura con i russi, ancora stanno discutendo. Quindi diciamo, anche da questo punto di vista l'esplorazione dello spazio se non altro ci aiuta a collaborare nello spazio anche se non ci riusciamo qui sulla Terra.